Ciao, siamo qui da Magia di Merlino con Mauro Brancato. Ciao, e vorremmo parlare un po' di magia. Innanzitutto, chi è Mauro Brancato e che cosa ti ha fatto partire il famoso Bacillus Magicus? Allora, Mauro Brancato, come dice la canzone, è un ragazzo di periferia, ok? Quindi è un ragazzo che nasce qua in Maria di Milano, a Torino. E niente, la passione per la magia è nata con le classiche scatole magiche, sì. No? Che tipo sono. Ma avevi fatto vedere la scatola? Esatto, sì, la magia di Silva, oppure può essere le classiche scatole magiche che tipo sono arrivare i parenti. Questo proprio quando si è piccoli, no? Sì. Poi c'è stato un momento quando sono andato a ritroso nel tempo e ho detto: ma quando è stato proprio il punto preciso? Quando ero nel primo alimentare e vedo un prestigiatore che prende il foulard, lo lancia in aria e diventa un pastore. Per me è stato miracolo. E allora poi sono andato a casa, ho preso un foulard, anzi un fazzoletto, devo essere sincero, l'ho lanciato e non è successo nulla, quindi da là ho cercato di capire. Esatto, questo è, diciamo, l'inizio del desiderio di conoscere. Mi dicevi prima che ti esibivi durante il weekend insieme a tua moglie. Esatto, andavamo a fare un lavoro, sì, sì. Diciamo tra virgolette normale. Sì, esatto. E dal lunedì a venerdì si andava a lavorare in un'azienda, ero responsabile di produzione e poi sabato e domenica si facevano queste feste con mia moglie che già tocca bimbi, palloncini e io col nome Merlino andavo in giro a divertire queste famiglie. Allora, da questa passione è nata poi appunto la volontà di fare un negozio di magia. Esatto. Com'è successa questa transazione? Allora, ancora prima di aprire il negozio di magia ci siamo buttati facendo le fiere, i mercatini, quindi avevamo veramente pochissimo dietro. Sì, adesso sì. Veramente ci sono tantissimi prodotti nel negozio, però avevamo proprio pochissimo, anche per sapere appunto se la reazione delle persone, no? Com'era la reazione della persona, se era positiva, se era negativa, se io riuscivo a comunicare bene, perché venditore e fare il prestigiatore sono due cose totalmente diverse, ok? C'è l'idea è uguale, no? La passione per la magia, però sono due cose diverse, bisogna affrontarle in maniera diversa. Quindi il prestigiatore è bravo a fare la performance, studia molto su quella performance, il venditore di effetti magici deve concentrarsi su tanti effetti, può consigliare magari anche al prestigiatore, no? Sì. E ovviamente agli amatori. Sì, però poi tu comunque avendo il background da performer, esatto. Comunque sapevi sicuramente, già sapevi quale cose facevano effetto sul pubblico, esatto. E quali magari erano anche pratiche dal punto di vista del pubblico. Poi studiando anche le cose nuove, no? I prodotti nuovi, sì. Poi ci sono tantissimi prodotti. Sì, un aggiornamento costante. Esatto, esattamente. In questo negozio qua che tipologie di persone vengono? Vengono professionisti, amatori, curiosi? C'è di tutti i generi, no? Che anche l'età spazia da ragazzino di 6 anni fino ad arrivare a ultra novantenni e via dicendo, perché non c'è un'età, no? Sì. La persona comune è una persona, io la reputo molto educata, che affronta, diciamo, la magia, è una persona, sì. Io la vedo educata, molto timida, perché c'è questa timidezza che sì, il gioco di magia poi ti aiuta anche. Ti aiuta un pochettino a affrontare, esatto. Magari delle situazioni, e quindi questo è il... Sì, mi viene in mente, ti trovo una cosa, infatti noi quando, il nostro circolo della magia, quando parliamo ai genitori dei ragazzini, diciamo che comunque fare il prestigiatore ti porta poi delle capacità della vita importante, sì, tipo anche il parlare in pubblico. Comunicativo, esatto, assolutamente. Quindi... Ma io ho visto proprio dei ragazzi venire qua, prendere degli effetti e proprio i genitori ringraziamo dicendo cambiano da così, si è sbloccato, è riuscito a fare delle cose che gli altri non fanno e quindi ha successo, diciamo, sì. Qualcosa in più adesso. Qua vedo che hai tirato giù una parete che hai allargato. Sì, ci sono tantissimi prodotti. Non solo vendi prodotti di magia, ma fai anche altre attività. Ogni tanto, diciamo che non è una cosa cadenziale, non c'è una cosa ben precisa, ma ogni tanto si invita magari il prestigiatore famoso per dare la possibilità anche a chi magari... Non so, se Vallarino, che mi sembra... Venuto Vallarino, Alexander, Preverino, Paviato, Diego Allegri,
tantissimi personaggi, no? E anche per dare la possibilità a chi non è mai riuscito a vederli, no? Perché sì, non tutte le persone che entrano all'interno di un negozio frequentano un circolo. Esatto. E quindi queste persone che magari li hanno visti in televisione, tipo un Alexander, vederlo qua dal vivo. Il circolo comunque un circolo impegnativo e costoso. Certo, certo. Okay. Io non sono un circolo assolutamente, ma è normale che un ambiente così raggruppa delle persone, si incontrano anche qua. Poi detta anche da acquirente, è meglio magari venire nel negozio e parlare con assolutamente col venditore dell'effetto invece che comprarlo magari a scatola chiusa e poi trovarlo. Sì, no, ma infatti io ho anche un sito internet, no, dove vendo, però se devo dire la mia opinione è sempre preferibile vedere gli effetti e parlare con chi col venditore, che ti può dare qualsiasi tipo di consiglio e ti fa vedere l'effetto. Parlavi prima di attività future, che c'è qualcosa in programma? Ma adesso andiamo avanti, ci sono altre idee sicuramente, e il futuro diciamo che è una cosa che poi viene un po' di conseguenza. Se lavori bene adesso, il futuro ovviamente si spera che sia positivo. Si può dire che stai facendo dei prodotti? Sì, ci sono dei prodotti, esatto, che uscirà un po' una sorpresa, vediamo un pochettino, però stiamo lavorando con un personaggio abbastanza famoso per riuscire a portare dei prodotti che creiamo noi anche all'estero, quindi è una cosa abbastanza carina, penso, anche perché è bello che l'italiano esca un po' fuori. Dovessi consigliare due effetti di quelli che hai qua in negozio? Ma ce ne sono tanti, diciamo qualcosa di solido, commerciale, di beh, ultimamente sto vendendo benissimo un effetto sul mentalismo, no? Sul mentalismo. Okay. Quindi c'è un prodotto, se posso prendere un attimo, no? Ecco, tipo questo qua, che è un fatto in italiano, rifatto in italiano, sul cinema, no? Okay. E quindi c'è la possibilità della persona appunto di scegliere, lo spettatore sceglie un film e il prestigiatore riesce, ovviamente non guarderà nulla, riuscirà a indovinare il film scelto dallo spettatore, no? Quindi, va bene. Magari dopo in coda mettiamo una performance, se ti va, la performance perfetto, vediamo. Questo sta andando parecchio, quindi vedo che un'altra cosa che secondo te è buona. Beh, poi c'è il close up ovviamente con le carte, quindi vedo carte che hai un'infinità di modelli, a parte le varie qualità, no? Anche diciamo la differenza di ogni carta, no? Nella grafica. Poi ci sono proprio dei prodotti che vanno tantissimo, le carte sono quelle che vanno di più. Sì, è più facile portarle in giro, è facile. Ma diciamo che ci sono anche tantissimi effetti che hanno fatto con le carte, quindi va bene. Non è male. Va bene, grazie Mauro, grazie alla prossima e grazie. Arrivederci a tutti. Venici a trovare, grazie mille, ciao.